Buongiorno, benvenuti a questo annuale incontro con la stampa, i professionisti della comunicazione e l'Arcivescovo di Milano. Sono con noi Daria Bignardi, direttore di Rai 3, Carlo Verdelli, direttore dell'informazione, dell'offerta informativa Rai, e Massimo Bernardini, conduttore e ideatore nonché autore di TV Talk. È un appuntamento questo organizzato dall'Ufficio Comunicazione della Diocesi insieme a Duxi Lombardia, grazie anche all'Istituto dei Ciechi che con generosità ci ospita. Una presenza numerosa, siamo molto contenti, immagino sia per la qualità di coloro che interverranno in questo dialogo con l'Arcivescovo di Milano, il Cardinale Angelo Scola, che salutiamo, e anche per il tema che ci sta sfidando un po' tutti. Un appuntamento che con molti di voi ci consente di rivederci fuori dal lavoro quotidiano, dalle relazioni normali che come comunicazione della diocesi e i media che rappresentate intratteniamo ogni giorno. Un lavoro che si sta intensificando notevolmente perché insieme ci stiamo preparando al grande appuntamento del 25 marzo, la visita di Papa Francesco che verrà a Milano e ha un momento di festa, di gioia, ma anche di grande lavoro per tutti noi. Questo appuntamento si inserisce in un lavoro di riflessione, di formazione che la Diocesi fa a proposito dei temi della comunicazione. Mi permetto di anticipare un altro incontro tra un mesetto, il 25 febbraio, in Università Cattolica, dove approfondiremo ulteriormente il tema che verrà trattato oggi, cioè come comunicare una realtà originale, particolare, un po' misteriosa, a volte anche come la Chiesa nell'attuale scenario comunicativo. Anche quel corso come quello di oggi è sulla piattaforma SIGEF e darà punti. Il programma lo trovate, i relatori anche di quella giornata sono di prestigio. La riflessione di oggi parte da una provocazione, da una constatazione che il Cardinale Scola ci lasciò proprio lo scorso anno qui, denunciando uno dei mali, insieme alle tante virtù, della comunicazione, cioè il problema della verosimiglianza, dove la verità e fatti artatamente composti si compiono per originare delle notizie che con il vero c'entrano poco. Ma se possibile siamo andati ulteriormente oltre, non tanto in questo anno, ma parallelamente in questo periodo. Oltre alla verosimiglianza, il tema di cui parliamo oggi, quello della post-verità, un tema che per qualcuno non esiste, perché i mali che sotto la sigla della post-verità si nascondono sono gli eterni mali della comunicazione, da quando l'uomo ha imparato a parlare, non solo da Gutenberg in poi. Per altri invece, esplorando polarmente tutto il campo, per altri invece il tema della post-verità è il grande tema, perché si parla addirittura di capitalismo digitale, una delle ricadute di chi ha costruito modelli economici, modelli politici di influenza mondiale grazie alla rete. Quindi questo è un cascame, il tema della post-verità, di questo nuovo sistema, fino a immaginare a complotti mondiali. Non per banalizzare, ma capite quanto è importante che oggi se ne parli. Non so come interpretare dei dati che ieri abbiamo lanciato come Ufficio Comunicazioni Sociali e che oggi sono sulle pagine nazionali di Repubblica, dei dati dell'Istituto Toniolo, del progetto Giovani dell'Istituto Toniolo, che ha posto poche settimane fa ai giovani italiani delle domande a proposito della post-verità e dei temi che la compongono. E c'è un dato, quello delle cosiddette bufale. Dicono 3 giovani su 4, interpellati dal Toniolo, che giovani tra i 18 e i 30 anni, 3 giovani su 4 dicono di riconoscere le bufale che circolano in rete, di essere in grado di riconoscerle, 3 su 4, quindi ne manca già un 25% all'appello. Ma la cosa interessante o inquietante, vedete voi, è che l'11% di questi dicono comunque noi le riconosciamo ma le condividiamo. Ecco, perché accade questo? Non è certo compito mio rispondere a questa domanda, ma il compito lo lascio a Massimo Bernardini, che non semplicemente
condurrà l'incontro, ma si preoccuperà di tematizzarlo, di porre le sue riflessioni e di sfidare in questo dialogo i nostri ospiti. Grazie a voi e buona mattinata. Grazie. Grazie. Allora, buongiorno a tutti e cerco di cominciare subito con un bel attacco conformista, nel senso che quasi tutti gli articoli che leggiamo su questo tema partono dicendo sempre questa cosa. Nell'Oxford Dictionary di quest'anno la parola del 2016-17 è questo post-verità, post-truth. Allora, e noi che siamo appunto come giornalisti un po' insieme aggiornati e conformisti, e siamo qui a parlare appunto di post-verità, no? Ecco, però io parto proprio dalle parole. Allora, mi viene da dire mannaggia alle parole alla moda, perché a me, per esempio, personalmente post-verità mi fa l'effetto ipocrita, che mi fa non vedente rispetto a cieco. È come se in realtà non avessimo più il coraggio di parlare di menzogna, ma forse perché ci fa più paura l'opposto, cioè la verità senza post davanti. Peraltro, vi dico una scemenza che però mi ha fatto notare mia moglie stamattina a colazione. Mia moglie insegna lettere alle medie, anzi lei dice che insegna analisi logica ai ragazzini. E mi faceva notare una cosa, che se tu dici non vedente, comunque è vero. Se tu dici post-verità, in realtà non è vero. Cos'è la post-verità? Quindi non vedente, tutto sommato, nel politicamente corretto, era più, come dire, più veridico che non post-verità. Allora, parto allora da un'altra parola, una parola che è sempre stata molto affascinante, credo, per il nostro mestiere. La parola fatto, i fatti. Ecco, io mi chiedo una cosa, perché un tempo i fatti erano l'ultima sponda, cioè quella dirimente, quella chiarificante, quella che spazzava via i pregiudizi, gli schemi, le opinioni sbagliate, e invece adesso i fatti sono diventati anch'essi opinabili, manipolabili e terreno di scontro? Adesso non faccio l'ingenuo, evidentemente lo sappiamo che non è vero che non è stato sempre così, voglio dire, la battaglia dell'interpretazione dei fatti in fondo è la battaglia del giornalismo, no? Però attenzione a alcune cose. Per esempio, noi ci siamo sempre fondati, la nostra deontologia si è sempre fondata su parole di cui non avevamo paura, non avevamo bisogno di mediazioni come post-verità. Per esempio, quando noi usiamo un'espressione come verifica delle fonti, dentro la parola verifica c'è la parola verum, senza vergogna, no? C'è questa radice. Però io rubo un'espressione, secondo me, molto acuta, che ha usato una collega, forse l'avrete letto in molti, a settembre, Catherine Weiner, che è il direttore o la direttrice, fate voi, del Guardian, ha parlato di indebolimento dell'importanza sociale della verità. Questo è il cambio dei nostri tempi. Lei dice: non significa che non ci sia più la verità, ma che non siamo più in grado di metterci d'accordo su quale sia. Allora, io vorrei, nel farvi la prima domanda, partire da un'esperienza elementare che tutti noi giornalisti, secondo me, facciamo. Tutti noi abbiamo in mente una lettura, per esempio, un'immagine, un incontro, un'intervista, che hanno ribaltato un pezzo di realtà su cui credevamo di aver capito tutto. Questa cosa ci ha fatto cambiare idea, molto spesso, o se siamo stati onesti rispetto a quel che andavamo raccontando, o almeno ci ha messo in crisi. Ci ha messo in crisi su quel che credevamo di aver capito, e invece, appunto, attraverso un'immagine, un incontro, un'intervista, abbiamo capito che non avevamo capito. Quindi, parto da qui e parto dal collega Verdelli, collega che a me dispiace molto di non aver più come collega, in realtà, ve lo dico sinceramente, però questo è una parentesi che apro e chiudo velocemente. Era bello poter dire sì, io lavoro con Verdelli alla RAI, ecco, adesso è un po' diverso. Però parto da qui, chiedendovi se appunto da giornalisti, ma anche da comunicatori, e anche Sua Eminenza è un comunicatore evidentemente, questa bella e semplice esperienza di
di ripartire dai fatti, dal fatto, dal dato di realtà, se è oggi ancora possibile. Cominciamo da Verdelli. Grazie, buongiorno a voi. Vi annoierò partendo dalle premesse che ha fatto Massimo Bernardini con due riflessioni che vorrei condividere con voi sul tema della, appunto, della post-verità e dei fatti. Dal punto di vista strettamente etimologico ha ragione Massimo, post-verità non ha molto senso. Implicherebbe che c'è stata una verità e poi è successo qualcosa che ne ha modificato o alterato il senso, tipo post-parto, post-trauma, post-laurea, soltanto che parto, trauma e laurea sono fatti realmente accaduti, quindi certi e immutabili. Il post, cioè il dopo, è variabile ma non intacca il fatto che lo precede. Quindi nel caso della post-verità siamo in presenza di un'espressione che sta diventando di gran moda ma che appunto nella sua essenza etimologica è fuorviante. Di verità nella post-verità non c'è ombra, magari di verosimiglianza ma neanche sempre, il che non significa che la post-verità non esista e che non meriti l'attenzione che sta riscuotendo. Però forse si dovrebbe inventare un altro modo per descriverla. Il fenomeno di cui si dibatte non parte da un fatto assodato, cioè la verità, che poi subisce distorsioni tali da renderlo falso, post. Anzi, il fenomeno in questione nasce da una non verità, con tutte le sfumature del non vero, cioè non controllato né verificato, da cui si dirama in sequenza il post. Comunque, tecnicamente, si ne faceva riferimento Bernardini, si tratterebbe di questo: i fatti oggettivi stanno diventando nel mondo meno influenti nel formare l'opinione pubblica rispetto sia agli appelli alle emozioni primarie, odio, rancore, amore, paura, sia alle credenze personali. La scala dovrebbe essere più o meno questa: falso, inverosimile, verosimile, vero. Fuori scala appunto la post-verità, che quindi non è propriamente una bugia, che attraverso soprattutto i social media diventa virale ed espandendosi cambia radicalmente stato diventando vera o verosimile. Se ho capito qualcosa della faccenda, dovremmo usare post-verità come il neologismo che descrive un fenomeno sociale di freschissimo conio e rapidissima presa. Tanto è vero che da qualche mese giornali e TV ne trattano copiosamente, condotti e quindi complicati interventi. Tanto è vero che in Germania è stata scelta come parola dell'anno post-faktisch, ovvero post-fattuale, allocuzione forse meno intrigante ma più precisa. Tanto è vero che anche oggi siamo qua a discuterne, con una certezza almeno da parte mia, la certezza è che la gente comune, le persone per le quali generalmente scriviamo o raccontiamo, in stragrande maggioranza non sa di cosa si tratta e perché dovrebbe interessarsene. Ne consegue, seconda certezza personale, che quando una persona comune si imbatte in un titolo dove compare la parola totem del momento, post-verità, gira pagina o cambia canale perché ha l'impressione, errata ma incontestabile, che la cosa non la riguardi. Ma purtroppo non è così. Quel binomio, per quanto di non facile comprensione immediata, è una delle chiavi interpretative più formidabili per capire come si formano i convincimenti, anche politici, di comunità sempre più numerose e sempre più imprevedibili. Se cito le elezioni di Trump o l'esito della Brexit o persino quello del nostro referendum costituzionale, è probabile che quella specie di tax sociale, di apparecchio radiografico del profondo, che è appunto la post-verità, o quella che chiamiamo così, ci aiuti a capire meglio esiti elettorali giudicati alla vigilia variamente improbabili. Ma se la post-verità è dunque tema cruciale per capire un po' meglio questo mondo in via di stravolgimento, abbiamo un problema non da poco noi giornalisti. Lo dicevo prima, scommettiamo che se usciamo da qui e facciamo 100 interviste a campione su cos'è la post-verità,
90 intervistati, e sto larghissimo, non sapranno rispondere. E qui entra in campo la prima osservazione a uso e consumo di chi fa il mestiere del giornalismo, del giornalista. I quattro diritti fondamentali del lettore o spettatore: non sapere, non capire, il diritto di non ricordare e, da ultimo, il diritto di dialogare. Per onorarli, questi inalienabili diritti, bisogna essere umili e operosi, francescani della notizia, qualità che nella categoria onestamente scarseggia. E in più bisognerebbe sviluppare un sentimento, una sensibilità, poco incoraggiata nelle scuole per questa professione o negli stessi giornali. La capacità di ascoltare, condizione necessaria per capire i bisogni informativi dell'interlocutore e quindi, essendo appunto umili e operosi, francescani, provare a soddisfarli. Dunque ricominciamo. Prima della post-verità, fenomeno sociale, c'è quasi sempre una pre-bugia, vizio antico. Obama non è nato in America. Hillary ha una malattia mentale degenerativa. Papa Bergoglio voterebbe per Trump. Con la Brexit, miliardi di sterline regalate all'Europa saranno immediatamente riconvertite in fondi per la sanità pubblica. Notizie tutte queste con un vario grado di verosimiglianza, ma tutte false, anche se tutte o quasi molto più seducenti della noiosa verità. La novità è che la rete le sceglie proprio per questo, perché è più easy, più hot, rispetto appunto alla noiosa verità, e quindi le spara a velocità della luce in territori sconfinati, dove questi lapilli di menzogna incendiano in poche ore foreste di anime e di cervelli. Perché queste anime e cervelli si lasciano incendiare oggi molto più rapidamente e pervasivamente che in qualsiasi altro periodo storico, l'ho trovato spiegato bene in un articolo dell'antropologo Marino Niola su Repubblica, di cui riporto alcuni passi. Stiamo transitando dalla civiltà della ragione alla civiltà dell'emozione, e la prova è proprio il dilagare della post-verità. Dominata dai social media, che sostituiscono l'oggettività con l'opinione, l'attendibilità della fonte con la fascinazione dell'impatto emotivo della notizia o presunta tale, la scena, continua Niola, viene continuamente stravolta da ondate di narrazioni senza prove e senza filtri. Nell'orizzontalità della rete, priva per natura di gerarchia e resa reattiva ad ogni impennata viscerale dalla connessione permanente, in effetti siamo tutti e sempre connessi, queste favole favolose diventano fatti puri e semplici. Hanno detto che è così, in tantissimi l'hanno condiviso e quindi deve essere proprio così. Fatti che determinano conseguenze non tutte pure e non tutte semplici. 2400 anni fa Aristotele diceva che quando in una società viene meno ogni principio condiviso di oggettività e di autorevolezza, di verifica razionale dei fatti, la democrazia si gonfia e degenera in demagogia. La post-verità è il dilagare del falso per vero, o più propriamente di fattoidi che diventano fatti e quindi verità. Verità ancora più attraenti perché nascoste dai media tradizionali e messe invece a disposizione del grandissimo pubblico da fonti libere e ribelli al sistema. Il suo affermarsi di questa post-verità è uno degli indicatori più sbalorditivi della tempesta culturale che stiamo attraversando, una rivoluzione paragonabile a quella della stampa e prima ancora, molto prima, della scrittura. Appena 10 anni fa, e rifletteteci bene, 10, un'inezia temporale, il settimanale Time, fiutando i tempi, sceglieva come persona dell'anno uno specchio e la scritta You, Yes, You,
You control the information age. Welcome in a new world. Facebook, 10 anni fa, aveva 2 anni. Oggi è il re di quel new world, circondato da altri regni, da Google ad Amazon, da Apple a Microsoft, che hanno ormai cambiato non solo gli assetti portanti del nostro modo di informarci e di comunicare, non solo le gerarchie delle aziende di maggior valore, ma tutto il nostro tempo e l'uso che ne facciamo. E per abitare questo tempo, come diceva Heidegger, o anche solo per raccontarlo, come sono chiamati a fare i giornalisti, è complicato prescindere dal fatto che gli smartphone, cioè i cellulari a connessione perpetua, sono ormai 5 miliardi ed è facile prevedere che entro la fine di questo decennio raggiungeranno e supereranno il totale degli abitanti della Terra. Così come non è marginale prendere atto che ormai un italiano su 2 ha un profilo su Facebook. Dalla galassia Gutenberg, 1450 o giù di lì, siamo passati alla galassia Zuckerberg e niente, ma proprio niente, sarà più come prima. Sugli effetti di questo cambio repentino di civiltà si potrebbe discutere per ore. Limitiamoci agli ambiti che hanno a che fare con il nostro tema, ormai famosa e famigerata post-verità. Uno degli effetti più evidenti di questa rivoluzione conclamata, non più in corso ma già in atto, è che le notizie, di qualsiasi tipo siano, hanno vita brevissima. Siamo entrati in una specie di acceleratore di particelle, come quello del CERN, dove tutto procede a velocità incomprensibile e inumana, nel senso che sta già modificando geneticamente le nostre percezioni e quindi noi stessi. Mi ha colpito molto, come immagino tutti voi, la tragedia di Ponte Langorino tra Ferrara e Comacchio. Un ragazzino di 16 anni chiede a un amico di 17 di fargli fuori i genitori perché rompono con la storia che non va bene a scuola. L'amico per 80 euro, ma l'avrei fatto anche gratis, dirà poi, li ammazza a colpi d'ascia tutti e due, 3 al padre, 6 alla madre. Bene, bene, anzi malissimo, comunque è successo a 2 ragazzini italiani dalla vita normalissima pochissimi giorni fa, il 13 gennaio 2017, e nessuno ne parla già più, come se si fosse trattato di un incidente stradale, salvo in queste ore dove il buco del movente mancante sarebbe riempito, ma la cosa olezza appunto di post-verità, da una presunta relazione gay tra i 2 minorenni, osteggiata e quindi punita. Gennaio 2017, già archiviato. Mentre ancora nella memoria triste del paese la storia quasi analoga di Pietro Maso, che risale al preistorico 1991. In quella stessa memoria collettiva è incisa a fuoco la scena del Pozzo di Fermicino, con il piccolo Alfredino Rampi che scivola dalle mani dell'ultimo soccorritore, Angelo Licheri. Era il 1981, 3 giorni e 3 notti che angosciarono l'Italia e 36 anni dopo, al solo nominare il posto, Fermicino, ancora l'angosciano. Dubito fortemente che tra 35 anni ricorderemo la strage dell'hotel Rigopiano, i sommersi, i salvati, i soccorritori tra le muraglie di neve. Tutto verrà dimenticato molto ma molto prima, spinto via da altre particelle dell'acceleratore e quindi risepolto. Succede la stessa cosa in politica. Beppe Grillo, guru leader del 5 Stelle, affida al suo blog Il Pensiero che il mondo di oggi ha bisogno di uomini forti come Trump e Putin, salvo poi nel giro di poche ore sfumare la pensata che infatti il giorno dopo sui quotidiani si riduce a Buttad, mentre avrebbe un valore di collocazione politica di portata non indifferente. La stessa cosa si ripete col balletto un po' sconcertante delle alleanze europee. Il capo grillino molla
l'ultranazionalista Farage, per passare coi liberali di Alde, ma questi gli rifiutano l'ingresso. E allora lui fa retromarcia, accusando un non meglio identificato establishment di aver fatto saltare di proposito l'accordo. Uno schiaffo del genere determinerebbe quantomeno l'apertura di una crisi di leadership. Non ora però, e non qui. La vicenda viene raccontata, fugacemente commentata e poi archiviata. Avanti un'altra, avanti un altro. Il problema, obiettivamente, non è Grillo. Mettete chiunque altro al suo posto e il risultato non cambia. Le notizie in cronaca, come in politica o in generale in ogni altro campo di interesse, perdono peso molto rapidamente. Si consumano come i fiammiferi di una volta. Appena spento il breve fuoco, si gettano via. E questo non lasciare traccia lascia quotidianamente spazio a un'infinità di altre cose che a loro volta non lasceranno traccia e verranno sostituite da altre cose ancora, destinate alla stessa corta vita come la spuma delle onde. È evidente che in uno schema come questo, dove tutto avviene in orizzontale e in nevrotica successione e dove per converso quasi niente scende in profondità e lascia segni duraturi nelle coscienze e nelle memorie collettive, lo spazio da occupare con approssimazioni enfatiche della realtà è immenso. Nel frullatore del nuovo mondo preconizzato da Time, la disinformazione ha la stessa possibilità di diventare virale dell'informazione certificata. Chi vince non è chi si avvicina di più alla realtà di un accadimento, con fatica, tempo, sapienza, dedizione, ma chi colleziona il maggior numero di mi piace e nel minor tempo possibile. La noiosa verità è come il grillo parlante di Pinocchio. Vuoi mettere la botta di vita che ti garantiscono il gatto e la volpe? Il primo, il grillo, parla alla testa ed eventualmente all'anima. I secondi parlano alla pancia e in questi tempi vincono facile. Concludo con una domanda: che fare? Come uno scoglio non può arginare il mare, non saranno leggi restrittive ad hoc o sussulti di post-coscienza dei padroni dei social media a cambiare il verso dell'impetuosa corrente che sta facendo diventare la post-verità un surrogato ormai più in voga di qualsiasi verità, senza prefissi né suffissi. A maggior ragione, se questo è il clima, ed evidentemente è questo il clima, il buon giornalista ha un'occasione irripetibile per giustificare la propria presenza nel mercato dell'informazione. A dispetto dei profeti di sventura che confondono la crisi forse irreversibile della carta con la crisi di un mestiere che cambierà strumenti e modalità, ma non la ragione storica della propria persistenza, il giornalista continuerà ad avere una funzione semplice e vitale: raccontare il tempo, la verità del tempo. Lo spartiacque è destinato a diventare sempre più netto tra chi, giornali e giornalisti, si sottrarrà alla montante dittatura del mi piace e chi invece la inseguirà come una fata morgana. Sarà chi si ammalerà di psicosi da accertamento e chi seguirà l'onda facile e fasulla del così fan tutti. Sembrano predichette morali, sono invece oggi come mai la ragione profonda per scegliere questo mestiere e per onorarlo, onorando e ascoltando le urgenze di ogni singolo lettore, ogni giorno come se fosse il primo giorno. Il vero argine alla valanga delle post-verità è un'opera collettiva, realizzata facendo ciascuno la propria parte, mettendo a punto un brevetto universale da applicare ai nostri articoli, ai nostri servizi, ai nostri siti, ai nostri giornali. Darei anche un nome a questo brevetto, lo chiamerei
l'algoritmo della credibilità. Grazie. Insomma, Verdelli mi pare che abbia messo lì, come diceva il mio amico Gaber, tanta roba. Ti rilancio la palla, direttore Bignardi. C'era uno stimolo che mi ha molto colpito, quella citazione che fa dalla civiltà della ragione alla civiltà dell'emozione. Ecco, come si può tornare ai fatti in un orizzonte così cambiato? Vedo che rilanci la prima domanda che hai fatto. No, io saluto tutti i colleghi e però ci tengo anche a dirvi che, a differenza di Massimo e di Carlo, non ho preparato relazioni, ma non per pigrizia, ma perché sono stata invitata l'altro ieri con grande piacere a partecipare in sostituzione di Lucia Annunziata, che avrebbe dovuto essere qui oggi, come sapete, ma che non si sentiva benissimo, deve andare in onda domani, e quindi il direttore ha detto no, sta pure a casa, riposati, e domani, e quindi sono venuta a fare le sue indegne veci, ma non ho appunto avuto modo di preparare relazioni, quindi insomma sono qui con un contrappunto. Devo dire che il tema mi interessa moltissimo e il tema è, come dice Carlo Verdelli, una grande occasione per tutti noi, quindi credo che non lo dobbiamo sprecare e soprattutto non dobbiamo ripetere gli errori che abbiamo fatto fin qui, perché ecco un punto molto importante che aggiungo è quello delle nostre responsabilità di giornalisti in tutto questo e in tutto questo dibattito. Che cosa dovremmo fare, che cosa si può fare, che cosa si deve fare perché ci sia, perché in questo spartiacque, come diceva Verdelli, tra chi verifica e fa buona informazione e chi invece non la fa, perché questo spartiacque diventi proprio il tema, perché credo che sia questo il punto. Allora, quello che dici che dite sull'emozione, sulla pancia, è verissimo, cioè lo storytelling che ci piace tanto, che io ho fatto anche un corso all'Università di Lettere di Bologna sullo storytelling, perché insomma in tutti questi anni ha avuto un grosso ruolo nel racconto, nella narrazione, nell'approfondimento del racconto delle storie, però ha delle responsabilità perché ci ha portato probabilmente ad affezionarci al racconto più bello com'è, troppo bello per essere vero, però ci siamo affezionati al risultato, all'emozione, a quello che magari la bella pagina o l'emozione o l'idea di un pezzo ci facevano provare, più che forse, come diceva Carlo, alla noia della notizia verificata. Questo è il punto. Però credo che dobbiamo usare questa occasione per metterci in discussione noi che facciamo informazione. Cioè che questa sia la situazione, allora Carlo l'ha proprio raccontata come meglio non si potrebbe. Cioè penso veramente che hai detto tutto quello che c'era da dire. Ma allora, hai detto, alla fine cosa facciamo? Cioè credo che il punto sia questo. Cioè questa occasione non la dobbiamo sprecare. Non dobbiamo, no, non facciamo. Hai detto giustamente che le notizie poi velocissimamente, anche quelle più tragiche, più incredibili, come quella di Ponte Langorino, vengono macinate in questo frullatore. Ecco, non facciamo che anche questa della post verità sia solo una moda e che l'anno prossimo in questa giornata ci dimentichiamo completamente di questo tema, perché invece questo è un tema, cioè per me è un nodo che viene al pettine, soprattutto mi viene da dire in Italia. È vero che questo è un tema universale, però guardate che non ci possiamo nascondere di fronte a una cosa, cioè che in moltissimi altri paesi, insomma in tutte le grandi democrazie, ci sono i grandi organi di informazione che vengono considerati quasi inattaccabili o molto più autorevoli in
Inghilterra c'è il Guardian e c'è il Sun, cioè noi lo sappiamo che quando leggiamo una cosa sul Sun, cioè lo sanno credo gli inglesi, no? Che se leggono una cosa sul Sun cioè, la prendono, non credo come una verità colata, sul Guardian è molto diverso. Noi non abbiamo per storia e tradizione così tanto chiaro quale sia lo spartiacque. I nostri grandi giornali sono spesso considerati, l'ho letto sul giornale, l'ha detto la televisione, no? Siamo meno portati a fare le differenze. In Germania c'è Zeit, ma c'è Bild, negli Stati Uniti c'è New York Times, c'è Daily News, cioè in queste grandi democrazie c'è più abitudine alla differenza e anche al sapere chi è autorevole, cos'è l'autorevolezza. Da noi meno, dobbiamo ammetterlo questo, cioè, il che può essere anche una cosa positiva, no? Da noi il Sun non c'è, cioè c'è il Vernacoliere, ma il Vernacoliere è un giornale satirico, no? Nessuno si sogna mai di definirlo un organo di informazione, però questa mancanza di differenza fa sì che abbiamo delle responsabilità grosse noi nel dirci, allora da dove ripartiamo? Se tutte le cose che abbiamo detto sono un grossissimo problema, perché lo sono, cioè, tu l'hai citato Massimo, ma c'è il tema della politica, di come somiglia la politica a tutto quello di cui stiamo parlando, non è solo un tema dell'informazione, insomma, quando abbiamo cominciato, quanti anni fa abbiamo cominciato a scegliere o a appassionarci a leader che ci piacevano perché erano come noi, dove come noi è anche magari un po' ignoranti o più, no, spontanei, semplici, piuttosto che autorevoli e noiosamente competenti. Vanno veramente insieme queste due, questi due flussi, questi due canali, cioè la competenza noiosa, l'autorevolezza noiosa che spesso frena. No? Se tu verifichi rischi di prendere un buco, se tu fai 10 telefonate arrivi dopo, o piuttosto magari anche non racconti storie divertenti. E quindi cosa facciamo? Diventiamo noiosi? No, non possiamo, perché comunque dobbiamo, cioè l'informazione ha anche il dovere di essere attrattiva, quindi dobbiamo essere così bravi da raccontare le cose in maniera affascinante, sia per come le scriviamo, le raccontiamo, ma dobbiamo anche recuperare quell'autorevolezza che forse abbiamo perso. Cioè, io credo che questa sia una responsabilità soprattutto dei grandi media, di far sì che questi temi diventino centrali nel nostro lavoro. Centrali, perché insomma, non può essere un altro grande tema che poi passa di moda, questo. La direttrice del Guardian ha detto una cosa fondamentale sulla verità. Aggiungo, quanto ci importa la verità? Cioè non è soltanto che cos'è, come la interpretiamo, ma è quanto ci importa, quanto è importante, quanto è veramente importante per un giornale, per un telegiornale, perché credo che la differenza tra, Massimo, tu dicevi la post-verità, questo termine, ma non c'era già il termine bugia, ma la differenza è il contesto culturale, perché tutti sappiamo cos'è la bugia, no, le bugie ci sono sempre state, ma oggi quanto è importante che le cose siano vere? Questo è il concetto di post-verità, credo, che aggiunge quanto importa al lettore avere la certezza che quello che legge o che quello che sente al telegiornale sia vero. La differenza tra bugia e post-verità è questa, il contesto culturale è un contesto che ti chiede verità, e credo che sia lì che noi che dobbiamo riflettere, che stiamo riflettendo. Ecco, l'esempio che hai fatto, Carlo, sul Time, che 10 anni fa mette in copertina quello, no, lo specchio e dice you, è proprio un punto nodale, perché da lì, cioè, loro hanno colto da dove probabilmente poi cioè il grande amplificatore, che è quello dei social network,
lavora su questo punto, che è il punto del nostro narcisismo. Sappiamo tutti, siamo nell'epoca e nell'era del narcisismo, ed è lì che si innesta il fatto che la persona che su Facebook rilancia la notizia falsa, rilancia la notizia provocatoria, rilancia la notizia, oppure dice mi indigno e rilancio la notizia che più mi fa sentire importante, perché mi sto indignando, perché sto dicendo che così non si può andare avanti, e quindi che io ho capito, le scie chimiche, faccio l'esempio più banale, ma ecco perché hanno avuto tanto successo, cioè questa sciocchezza, no, delle scie chimiche, perché parlavano a un mondo di persone che magari si sentivano poco rappresentate, si sentono narcisisticamente poco rappresentate, il che è comprensibile. La frustrazione del non esistere in un'epoca in cui tutti si sono illusi di poter esistere, di poter dichiarare la propria unicità, la propria importanza. Ecco, ci metto i reality show, proprio perché mi riguardano, insomma è un pezzetto a cui ho partecipato in prima persona. L'epoca del narcisismo naturalmente ha molto aggravato tutto questo, perché ci induce chi non ha come noi, perché insomma noi in qualche modo abbiamo le chiavi dell'informazione, ognuno ha il suo pezzetto di possibilità di incidere, di esistere, di raccontare. Non tutti ce l'hanno, ma perché le persone fanno così come noi, non sappiamo, io non so fare un mobile, no? Però questa è l'epoca e l'era in cui c'è stata la grande illusione per tutti di esistere anche mediaticamente, incidere, essere rilevanti, che è il motivo per cui poi si mettono i pezzi da 90 e si alza sempre la voce sempre di più, pur di farsi notare. Cioè, immagino, Massimo, ne parleremo tra poco, ma il sensazionalismo è un grande tema ed è una nostra grande responsabilità. Cioè il nostro eccitare gli animi di noi che facciamo informazione, per scegliere la cosa che più fa indignare, o il taglio alla notizia che più fa invigliare, che più eccita, che più poi funziona in termini di click, in termini di gradimento, perché naturalmente è ovvio, no, che la notizia presentata nel modo più scandalistico possibile ci prende più di una notizia noiosamente presentata. Allora il dibattito è questo, credo, insomma è da qui che dobbiamo ripartire, cioè chiedersi e chiederci quali sono le responsabilità nostre e cosa possiamo e dobbiamo fare noi che facciamo i giornalisti per in tutto, perché sennò dove andiamo? Cioè tu hai terminato, Carlo, dicendo ma allora e quindi cosa facciamo? Credo che dobbiamo ripartire da qui, cioè posto che tutto quello che abbiamo detto fin qui è vero, ma è un nodo che viene al pettine, poi possiamo anche dirci c'è poco da fare, è come svuotare il mare con un secchiello, perché la trasformazione dell'informazione, naturalmente i social network, però i social network esistono e sono un mezzo, e forse tornare a quello spartiacque che, ripeto, nel nostro paese c'è anche sempre stato di meno rispetto all'informazione accurata e autorevole, e quella meno accurata. Ecco, forse lì si può lavorare chiedendoci tutti ed esigendo ognuno dalla sua testata, dal suo ambito, che ci sia questa differenza e che sia sempre più. Non vedo da dove altro ripartire, perché come dicevi giustamente tu, Carlo, non sono le regole restrittive che possono portare, lo sappiamo, non credo proprio che sia quello, ma invece il chiedere
il chiedere, il fare. Allora, ricordate cos'era 2 anni fa, quando c'è stato il caso del, per fare un esempio tra quelli più che hanno portato poi a conseguenze più gravi, c'è stato una campagna sull'influenza. Abbiamo cominciato a scrivere, tutti i giornali l'hanno fatto, che il vaccino per l'influenza poteva essere mortale. Questa è stata veramente una cosa colpevole da parte nostra, perché ci sono stati anziani, che, io lo ricordo, i telegiornali che parlavano del rischio del vaccinarsi per l'influenza, che non era vero, sono stati dei casi isolati e c'è gente che non si è vaccinata e c'è gente che è morta. Cioè, questo è un caso limite, perché fortunatamente, insomma, questi sono casi limiti, però è successo 2 anni fa che dessimo queste informazioni sbagliate, non verificate, affrettate, così come oggi abbiamo parlato di emergenza meningite, che non c'era, perché ci sono meno casi di meningite che l'anno scorso o che anni fa. E però abbiamo parlato di questa emergenza, eccitando e lavorando un po' sulle paure, la gente corsa a vaccinarsi, non riuscendoci, perché non c'è abbastanza vaccino per la meningite, ma non c'è neanche bisogno. Poi il medico di base dà l'informazione e dice certamente che le persone immunodepresse, le persone anziane, oppure i bambini, è giusto che si vaccinino, ma non c'è nessuna emergenza meningite, non c'è. E noi abbiamo dato questa informazione. Naturalmente sto facendo questi esempi perché naturalmente le cose che hanno a che fare con la nostra salute sono ancora più importanti e lì proprio abbiamo il segno di quello che è il pericolo che corriamo, ma non è un pericolo minore quello rispetto alla verità di tanti altri fatti. Certamente magari non moriamo, però moriremo di malinformazione. Grazie. Daria Mignardi. Naturalmente il cardinale, come suo solito, ha preso tanti appunti su quel che ha ascoltato, pagine e pagine. Io però mi provo a rilanciare almeno 2 elementi che mi hanno colpito nei loro 2 interventi. Poi naturalmente lei sceglierà, Eminenza, su che strade reagire a queste osservazioni. Però da una parte mi ha colpito questa osservazione che faceva Verdelli sul, un po' come dire, quasi amara, sul fatto che poi alla fine nulla lascia traccia nel profondo di tutti noi, così come il richiamo sulla verità che faceva prima Daria a me ha colpito, perché lo faceva con un'intensità anche esistenziale come responsabilità nostra di giornalisti, che mi sembrava interessante. Beh, io devo anzitutto svelarvi la condizione in cui mi trovo all'interno di questo dialogo, e cioè io possiedo per casi urgenti solo un telefonino di vecchia epoca, quindi che non comunica con noi, non sono per nulla connesso, in nessun modo connesso, ancora scrivo a mano i miei testi a una buona segreteria che me li batte, quindi capite come mi posso sentire fuori contesto, fuori luogo. Per fortuna ho avuto l'occasione di ascoltare delle cose molto interessante. Ho tentato di leggere l'articolo del Guardian, ma siccome era molto tardi mi sono addormentato a metà. Ecco, quindi così sapete. Per questo stamattina, mentre facevo la barba, maledicevo Don Davide che mi trascina sempre in queste cose, perché è molto bravo, molto competente, ma non tiene conto che su certi temi, siccome nessuno è un tuttologo, io proprio non credo di potervi dare qualche cosa di stimolante o di nuovo. Però oggi è la festa di San Tommaso e allora mi è venuto in mente, è interessante, cioè San Tommaso definisce il livello minimale
della verità, con le celebri parole che magari almeno al liceo classico una volta si dicevano, che la verità è un'adequatio, cioè una conformazione, una corrispondenza tra la realtà e l'intelletto. Quindi io, sentendo loro e appunto avendo leggiucchiato qualcosa ieri in preparazione a questo incontro, dicevo: stai a vedere che questa storia della post-verità finalmente non ci costringe tutti a riaccettare che esiste una verità, perché eravamo andati un po' lontani da questo punto di vista, no? Quindi, perché questa storia della conformità dell'intelletto e della realtà mette in campo le due parole preziose che sono state utilizzate prima, la parola fatto e la parola cosa, la parola realtà. Cioè, tutto non può, secondo me, non ruotare intorno a questi due dati. Perché se noi manchiamo, per usare un francesismo, la realtà e ci impediamo l'accesso alla verità del fatto, la nostra persona, il nostro io, che pur ha molta voglia, come pure è stato detto, di prendere visibilità, il nostro io è sempre più messo alle spalle, è sempre più messo alle spalle. Quindi la prima cosa che io sento come necessaria di fronte a questo fenomeno, che non ho l'ingenuità di pensare come facilmente superabile o di sottostimare nella sua potenza, anzi, è più giusto dire nel suo potere, no? Ecco, però lo possiamo attraversare con un certo tipo di sicurezza. Alla parola decisiva, alla parola fatto, alla parola reale, che è la parola che è la grande sconosciuta della nostra epoca, si contrappone appunto la riduzione narrativa alla storytelling. Mi ricordo come mi fece impressione le prime volte, ma non vuole essere una critica, che ascoltavo o guardavo l'iniziale, i primi tempi del telegiornale della Sette, mi colpiva che il presentatore diceva: questa sera abbiamo due storie importanti, trascrivendo così in italiano il concetto di story dei mass media americani, soltanto che in italiano c'è la storia, è molto simile alla novella, è molto simile alla fantasia, è molto simile, ecco, già lì si insinuava qualcosa. Ma oggi è anche la festa del vostro patrono, di San Francesco di Sales, il quale non aveva visto male nei tre termini che noi abbiamo messo in campo oggi e che si giocano ovviamente in maniera completamente diversa rispetto allora. Vi cito un piccolo passaggio della Filotea, del libro in cui lui istruisce questa fanciulla ideale sulla strada della verità della sua persona, dei suoi comportamenti, della sua azione. Isacco, dice lui, aveva detto che Rebecca era sua sorella, aveva avuto bisogno, rispetto al momento, un po' di mascherare la situazione. Abimelech, che vedeva che gioiva con lei, ossia che la accarezzava con tenerezza, concluse che era sua moglie. Un occhio maligno avrebbe invece pensato che era la sua amante. E o casomai, se realmente era sua sorella, che erano due incestuosi.
qui c'è dentro tutto, la verità, il fatto, la post-verità, il verosimile, che sono tre nozioni diverse. Cosa fa Abimelech, dice San Francesco, e quindi entriamo anche nella questione di cosa fare, no? Segue l'interpretazione più benevola del fatto. Bisogna agire sempre in questo modo, Filotea, interpretando sempre in favore del prossimo. E se un'azione avesse 100 aspetti, tu ferma sempre la tua attenzione al più bello. Beh, mi pare che è un'istruzione che valga anche per la nostra situazione odierna, benché sia dell'inizio del 1600. Cioè, quindi, per dire che la problematica, evidentemente con un peso radicalmente diverso, era già ben presente. Da questo punto di vista, devo dire che non confonderei mai la verità con il verosimile. Altre volte abbiamo avuto l'occasione in questo incontro, non mi ricordo più se a Venezia o a Milano, di parlare del verosimile come una grande tentazione mass mediatica, una grande tentazione mass mediatica, appunto. Un occhio maligno avrebbe pensato che era la sua amante. Taluni dati lo potevano far pensare, ma il verosimile è ciò che è simile al vero senza la pretesa di essere vero. Questo è il verosimile. E quindi non si può fondare la comunicazione neppure sul verosimile. Il verosimile deve indurre in voi un lavoro ulteriore per tentare di raggiungere quella conformità dell'intelletto, dell'intelligenza alla realtà che sola può descrivere, dire del fatto. Evidentemente accettando serenamente e tranquillamente che il fatto, che il reale mantiene sempre una componente e un aspetto ultimamente inarrivabile, no? ultimamente misterioso. Ecco, ci sono anche le casistiche dei teologi della morale che preparavano quei manuali dettagliatissimi per i parroci, per i sacerdoti, per la confessione, formulavano delle ipotesi che anch'io ho avuto modo ancora di ascoltare da un anzianissimo prete milanese, ipotesi del tipo, sempre che ha a che fare con i nostri temi: se vedo un ragazzo e una ragazza inoltrarsi nel bosco, non faccio l'ipotesi che vadano a dire il rosario. Era il concetto del verosimile, no? Però si limitava a parlare di ipotesi, cioè manteneva uno spazio perché questa eccezione si potesse anche dare, no? E questo casomai lo avrebbe meglio capito. Allora, io dico due cose ancora e poi mi fermo. Io credo che noi abbiamo tutte le forze in campo, se viviamo l'insieme, come ci è stato richiamato, per attraversare in senso costruttivo questa epoca senza, giudicare in maniera irrimediabile questa fase che stiamo attraversando, è rimettere in auge il soggetto. Quindi io credo che il nostro tema si leghi moltissimo a tutta la questione dell'evoluzione, io la chiamo tecnoscienza, insomma, che ha sbaragliato lo spazio di azione dell'io personale
e dell'io comunitario. In un certo senso si può dire che a partire dall'epoca moderna, la proprio, per usare una parola tanto cara a Papa Francesco, l'ha proprio scartato l'io. Allora, noi, hanno detto i due relatori che mi hanno preceduto, noi dobbiamo rimettere in campo l'io, evitare la frase del cantante che forse ho letto sul Guardian, dimmi pure delle bugie ma fammi stare in piedi, no? Siccome sto in piedi non ti dico le bugie, però riconosco con semplicità che posso arrivare fin qui, non oltre qui, perché la verità è questo. Secondo il primo punto, rimettere in piedi il soggetto. Il secondo punto è capire bene che cos'è la verità, perché la verità è vitale, è dell'ordine di un avvenimento. Quindi la verità viene sempre al mio incontro, sempre al tuo incontro, al nostro incontro. E la realtà è la trama delle circostanze, dei rapporti attraverso i quali la verità viene al mio incontro. Quindi mantiene sempre una dimensione misteriosa. L'amore tra l'uomo e la donna ha dentro una dimensione di mistero irrisolvibile. Non possiamo pretendere di descriverlo matematicamente. E un grande personaggio come Buber, parlando del dialogo, diceva che il vero importante dialogo è camminare insieme verso la realtà inafferrabile. E per questo è molto importante il tema dell'umiltà e dell'ascolto, che è stato già richiamato. Umiltà ed ascolto. Un ascolto che deve essere un ascolto di fecondazione, non pregiudicato, non arrabbiato. Allora la post-verità prende tutto il suo peso dove la parola realtà e quindi la parola fatto come modalità attraverso la quale la verità come avvenimento viene al mio incontro e mi coinvolge. La mancanza soggettiva di umiltà e di ascolto, di fecondità, d'ascolto che si lascia fecondare, non spariscono, svaniscono, no? Viene fuori appunto soltanto l'emotività, il bisogno di autoaffermazione. Ma non voglio fare un discorso morale, perché prima di tutto perché queste cose riguardano ciascuno di noi a partire da me, ma voglio fare proprio un discorso di fisionomia dell'io, di fisionomia culturale dell'io, di ciò di cui noi abbiamo bisogno oggi, e della relazione, cioè come ci ascoltiamo gli uni gli altri, come siamo umili di fronte alla realtà, come siamo benevoli nel distinguere, distinzione classica, tra l'errore e l'errante. Ecco, questo è come siamo capaci di accettare l'inevitabile imperfettibilità delle nostre persone. Inevitabile imperfettibilità. E senza gli elementi che mettono in risalto nella mia vita, nella tua vita, questa imperfettibilità, pensiamo per esempio al dolore, alla sofferenza, alla morte e all'angoscia che deriva da tutto questo, noi manchiamo la realtà. Questi fattori sono parte della realtà e del nostro rapporto con la realtà e quindi sono il luogo in cui la verità dell'io lentamente nel corso della vita può emergere. Insomma, io dico che questo frangente storico con il tema della post-verità, che è anche una post-falsità, cioè sono tutte e due le cose, è come una provocazione che la nostra civiltà ha prodotto
a mettere in campo in termini incarnati, perciò realistici, perciò validi per l'oggi, a mettere in campo l'io in una maniera più decisa, l'ascolto, ascolto di fecondazione. I padri orientali antichi della Cappadocia dicevano che prima del peccato originale l'uomo nasceva dall'orecchio. Una metafora bellissima, no? Allora l'ascolto reciproco è proprio quello del lasciarci fecondare, perché credo anch'io che il problema non sia quello di un'ossessiva ricerca di regole, perché San Paolo ce l'ha insegnato bene, insomma la legge serve, è necessaria, dovrebbe aiutare ad agire secondo virtù quando è una legge giusta, ma il fatto che tu conosci cos'è bene e cos'è male non basta perché tu faccia il bene, non è sufficiente, è chiaro. Ecco, quindi non è l'ossessione di nuove regole, ma è piuttosto l'emergere della persona nella sua interezza e nel suo appassionato ascolto dell'altro, nell'andare insieme verso la realtà. Allora anche il fatto assume tutto il suo peso, e la scelta di evitare la post-verità e, come dire, di non limitarsi al verosimile, e la scelta di trattare con benevolenza chi è coinvolto nel fatto che si ripropone, che non vuol dire passar sopra la giustizia, eccetera, eccetera, a me sembrano una strada che ci può consentire di star dentro questo frangente storico solidi, con i piedi per terra, senza valutare tutti i rischi, ma anche senza subirlo come la catastrofe che si sta imponendo nelle nostre vite. Grazie Minetti. Allora, uno dei punti, credo, nodali, insomma, che stiamo vivendo tutti, e forse che allarma di più noi vecchi giornalisti, è il fatto appunto che, come ha già detto anche Verdelli, vero e falso oggi, da un punto di vista di metodo, si diffondono allo stesso modo, no? E quasi sempre, come ha spiegato bene Verdelli, attribuiamo questo cambiamento radicale ai social network. Evidentemente il decennio che abbiamo alle spalle, qualcuno dice che vale come addirittura 5 secoli, 10 secoli, cioè come qualcosa di molto più profondo ed epocale di quel che è accaduto prima. Però una cosa vera, ne facciamo tutti, credo, esperienza quotidiana, è che questi benedetti social network si stanno ingoiando, qualcuno dice, quasi tutto. Qualcuno ne ha anche fatto l'elenco con, secondo me, con molta acutezza. Perché è vero che i social network ormai stanno inglobando il giornalismo, per esempio, se ci pensate, le campagne politiche, per esempio, i sistemi bancari, le storie personali, l'industria dell'intrattenimento, il commercio al dettaglio, se ci pensate. E poco alla volta anche l'amministrazione pubblica e in fondo anche la sicurezza. Ecco, io aggiungerei, per esempio, un dato freschissimo di questi giorni, me l'ha suggerito stamattina un mio collega di TV Talk. Per esempio, noi siamo sicuramente abituati ormai, no? Da anni, però da pochi anni, come giustamente dice Verdelli, a un cambio di parametro, per esempio, della vita politica, no? Ormai siamo abituati che la maggioranza dei politici e dei leader del pianeta, non del nostro quartiere o del nostro paese, comunichi le cose più, i giudizi e le scelte più immediate attraverso i maledetti 140 caratteri di Twitter, no? Ecco, noi in questi giorni abbiamo assistito a un salto, se ci pensate, rispetto a questo parametro. Cioè, è accaduto che due presidenti di due paesi importanti, gli Stati Uniti e il Messico, abbiano disdetto un incontro diplomatico importante attraverso Twitter. Voglio dire, sembra una cosa da poco, però veramente è anche un cambio colossale. Cioè, anche la diplomazia a questo punto
cambia attraverso i social network, no? Ecco, però al centro di tutto questo c'è questo benedetto Facebook, no? Perché è così centrale? Perché Facebook, lo sappiamo, insomma, ormai raggiunge 1 miliardo, mi pare che gli ultimi conti sono 1.800.000 persone nel pianeta. E fra l'altro, mentre noi stiamo parlando, la cosa impressionante è che sta crescendo. Mentre noi sappiamo che tutte le copie dei giornali del mondo, mentre stiamo parlando, stanno scendendo, il numero invece di utenti di Facebook sta contemporaneamente crescendo. Allora, in qualche modo è diventato lo strumento principale del pianeta in cui si cercano e si diffondono allo stesso modo, pensateci, dialoghi e comunicazioni banali, amicali, personali, ma gran parte di questi utenti lo usa come fonte di notizia. E, ripeto, i leader del mondo invece comunicano in tempo reale saltando ormai ogni possibile mediazione. Cioè, viene da dire a questo punto, in un mondo configurato così, noi come giornalisti, viene da dire cosa ci stiamo a fare. Cioè, se ci pensate, se i giochi si fanno ormai in questo luogo incorporeo, però reale, perché davvero Trump e il presidente del Messico hanno deciso di smobilitare quell'incontro previsto dalle loro diplomazie, se ci pensate, da tutta la macchina tradizionale che aveva creato quell'incontro, allora noi che ci stiamo a fare, ripeto, se una notizia come questa si veicola nello stesso modo di una simpatica frottola fra amici e nello stesso luogo, come una chat familiare, come si fa a quel punto a creare un'agenda credibile di fatti? E aggiungo un dato però che a me inquieta personalmente, cioè è un problema anche democratico. Cioè, in fondo, per tanti e tanti anni, noi ci eravamo abituati all'antica dialettica di potere fra i grandi colossi editoriali, no? Perché dietro al racconto che facevi tu prima, sui media credibili e non, c'è anche la grande dialettica dei gruppi editoriali, no? Che per tanti anni hanno dominato il pianeta. Ecco, la cosa nuova a cui assistiamo è che adesso a dominarlo sono sostanzialmente dei non editori, delle non testate. Quindi, voglio dire, non ci siamo mai trovati di fronte a questo nuovo orizzonte. Riparto da Verdelli. Tu lavori nei giornali e, come dire, anche nella tua esperienza giornalistica hai conosciuto tutti questi colossi, un po' fragili in questo momento, diciamo, del nostro paese. Rispetto invece a colossi mondiali che stanno così cambiando il parametro del nostro mestiere, come ci si può muovere? Io quella cosa che dicevo prima credo che sia fondamentale. La crisi dell'informazione, diciamo così, tradizionale, segnatamente della carta stampata, ma vale anche per l'informazione, diciamo, che ha numeri molto più alti televisive, della quale sono fresco testimone, no? Cioè anche gli ascolti dei grandi appuntamenti televisivi informativi sono in calo costante negli ultimi anni, come se l'attenzione, questo a prescindere, insomma, come se l'attenzione di masse sempre crescenti di pubblico, soprattutto giovane, fosse, perché questo è un dato importantissimo, soprattutto giovane, si rivolgesse altrove per soddisfare la propria dieta informativa. Quando io prima parlavo del regno di Facebook, sono rimasto molto colpito perché sono andato a un incontro, è stato qualche mese fa, Zuckerberg, che è appunto il fondatore e il padrone assoluto di Facebook, è venuto a Roma e ha fatto uno speech, e io sono andato ad ascoltarlo perché volevo vedere chi era, come si muoveva, ed è un ragazzino, ero seduto in platea come voi, e era un ragazzino giovane che parlava bene di Roma, era lì con sua moglie, e non gli avresti dato
e sulla credibilità, però immediatamente era stata in visita dal Papa, è stata in visita da Renzi, e quello che pensavo che a un certo punto c'era la nostra comunità, c'era stato il terremoto in Italia, abbiamo incominciato a organizzarci bene di fronte alle emergenze per la nostra comunità. Perché adesso ci sono dei sistemi di alert per cui se tu fai parte della nostra comunità puoi avvertire attraverso il nostro social network tutte le persone, come stai, se è successo qualcosa, eccetera, e affineremo questo genere di servizio perché facciamo tutto per la nostra comunità. Parlava come un capo di Stato, con le scarpe, che si chiamavano una volta scarpe da tennis, con la maglietta a maniche corte, perché il clima era ancora mite, però parlava come un capo di un grande Stato. Quello che immagino che tra pochi anni, con tutto il rispetto lasciamo da parte il Sommo Pontefice, ma sarà Zuckerberg che convocherà il Presidente del Consiglio italiano a casa sua, se avrà ove mai voglia di parlargli, o il Presidente degli Stati Uniti, perché siamo di fronte a un fenomeno del quale non abbiamo neanche la percezione della rilevanza, e soprattutto un fenomeno pervasivo per quello che riguarda i giovani. Poi lì il problema, prima facevo questa cosa, qual è il difetto dal punto di vista dell'informazione? Che è un fenomeno orizzontale, cioè il problema di Zuckerberg, ma questo vale anche per tutti gli altri grandi social media rispetto all'informazione tradizionale, compresa quella, diciamo così, televisiva, radiofonica, cartacea, eccetera, eccetera, è che l'informazione li ha invasi senza che andassero a cercarle, non si sono posti seriamente il problema di come gestirla questa cosa, saranno costretti a porselo perché l'informazione tradizionale, tra virgolette, sta cominciando a usarli, sta cominciando a capire che se là c'è grande parte del pubblico e sempre più parte del pubblico si sta spostando là, là devi transitare col tuo messaggio, col tuo modo di fare informazione. Non puoi fare finta che quella è una roba per ragazzi e tu continui a rivolgere. È come se io faccio questo speech invece che in una sala dove c'è stato un appuntamento, siamo stati convocati, c'è il cardinale, siamo tutti qua, lo facessi fuori e devo andare dove c'è la gente per se voglio essere ascoltato e ascoltare. Tant'è vero che cosa stanno facendo i media internazionali? Stanno cominciando a occupare spazi di questi social media. C'è un'immagine che vi consegno, che niente a che fare con la post-verità, però vi fa capire come, insomma, in Italia siamo un pochino più in ritardo, come spesso accade su questi temi, però altrove sono un pochino più in movimento. Il primo grande network di informazione 24 su 24 la CNN a livello mondiale. Quando c'è stato il terremoto è diventata virale, perché attraverso i social media ha cominciato a girare l'immagine di una reporter della CNN che stava riprendendo una casa mi pare di Amatrice, no? Era passato il terremoto, era lì a fare delle riprese. A un certo punto c'è stata una scossa e lei scivola con la telecamera indietro e non si capisce bene nel sonoro se dice shit o Jesus. Questa cosa, siccome dice shit Jesus, non si capisce bene. Quella dice, fa diventare il video, da una parte lei che è andata così vicino a un avvenimento e che il terremoto, la terra continuava a tremare. Tra l'altro il dubbio tra quello che aveva detto, morale, per due giorni, per un giorno, fa il giro del mondo. Però per cosa stava riprendendo questa reporter della CNN? Per la CNN? No. Stava riprendendo, facendo un servizio per il Facebook Live della CNN. Perché gran parte del pubblico, l'audience che la CNN raggiunge attraverso Facebook, è infinitamente superiore all'audience che ormai la CNN raggiunge attraverso i suoi canali tradizionali. Allora, questo spostamento che è in corso pone quel problema che accennavo in chiusura dell'intervento di prima, che sembra una stupidaggine, ma invece secondo me è l'antidoto centrale al grande tema della post-verità, della verosimiglianza, dell'inverosimiglianza, delle bufale, che è appunto la credibilità.
quello che dicevo, l'algoritmo della credibilità, inventare l'algoritmo della credibilità. Noi non possiamo pretendere, saremmo stupidi a pretendere che i grandi proprietari di questi social network si ponessero questa domanda, perché non è il loro business, non è il loro mestiere. È da parte di ciascuno di noi, di chi con coscienza, di chi con umiltà e passione fa questo mestiere, che rinasce. Perché ci vuole una reazione, come nella resistenza. Siamo di fronte a un'invasione. E come nella resistenza, è brevettare l'algoritmo della credibilità per qualsiasi cosa che abbia a che fare col nostro modo di fare informazione. Ripeto, sia un articolo, sia un giornale, sia una rete, sia un telegiornale, sia un messaggio radiofonico, sia lo sbarco su questi social media, come il bollino blu, ve lo ricordate, della banana Chiquita, incomincia a diventare uno spartiacque importante, perché i dati che citava prima Don Davide della ricerca dell'Istituto Toniolo, bisogna vedere come tutti i dati da dove li si guarda. Solo l'11% dei ragazzi poi ci crede e lo fa andare. Ma quanti erano 5 anni fa o 2 anni fa? E quanti saranno fra 5 anni? In questo dico che va messo un argine, e l'argine è appunto la ricerca della credibilità e il segnare la credibilità come un segno distintivo su qualsiasi mezzo. Non mi importa che un giornale di carta, un grande o piccolo giornale autorevole, sia credibile, se sempre meno persone lo prendono. Mi sembra che quello che mi importa è che quel marchio sia credibile ovunque sbarchi, compreso sui social media. Portare credibilità dentro l'algoritmo della credibilità, dentro queste grandi agorà dove ormai la gente si riduna, si raduna, discute, dibatte, è il vero antidoto, il vero antivirus al virus della post-verità. Grazie. Bignardi. Sono assolutamente d'accordo, insomma, lo dicevamo prima, il tema è proprio quello della credibilità o autorevolezza, cioè il famoso spartiacque lì è ovvio che non possiamo criminalizzare i social media e pensare che e non possiamo ignorarli, perché hanno già vinto, possiamo solo usarli, sono dei mezzi, e quindi dipende da come li usiamo. Vi racconto una piccola cosa personale, perché tiene dentro tanti spunti su cose di cui stiamo parlando. Quando io sono stata nominata direttrice di Rai 3, dopo poco, forse la settimana dopo, un sito di news online, ma neanche dei più screditati, un piccolo sito, scrisse che io avrei chiuso Report e Presa Diretta. Allora, questa falsa notizia è stata poi ripresa da giornali che per motivi politici avevano un interesse a raccontarla, e tanto che io poi sono stata, ma per mesi, insultata sui miei profili, perché con vergogna, eccetera, eccetera. Io naturalmente non ho mai nemmeno pensato, cioè Report e Presa Diretta sono proprio la spina dorsale di Rai 3, le inchieste di Report e Presa Diretta, e quindi insomma, appena arrivato ho pensato a come valorizzarli, a come rilanciarli, infatti poi li abbiamo spostati alla prima serata secca del lunedì, è andata molto bene, per settimane alcuni quotidiani scrissero che io li mettevo a lunedì per indebolirli, però tutto questo fa parte di un uso politico dei media. È un discorso un po' a parte di quello che, rispetto a quello che stiamo facendo, però tutto questo era nato da questo sito che non ho mai capito perché si fosse inventato questa cosa, perché qui poi c'è anche un altro tema che non abbiamo ancora che non abbiamo ancora toccato, che è quello dell'importanza commerciale dell'inventare le notizie false, perché le notizie false spesso sono, lo dicevamo, lo accennavamo prima, sono eccitanti, interessanti e generano affari, generano click, i click generano pubblicità, quindi c'è tutto questo tema, c'è chi fa un uso politico delle fake news, c'è chi ne fa un uso commerciale, quindi anche queste sono tutte cose da capire molto bene. Insomma,
Nemmeno quello che poi in realtà ho fatto, che è stato appunto valorizzare questi programmi, poi è andata anche molto bene il fatto di metterli in prima serata al lunedì, e quindi il fatto che andassero in onda, nemmeno quello poi ha spento certe chiacchiere. Ancora oggi io mi trovo su Twitter: vergogna, Report non si tocca, perché poi naturalmente succede. Ma no, in realtà il fatto di Milena è stata talmente brava a gestire poi il suo no, sì, però potete immaginare il mio terrore quando Milena, l'ha fatto appena sono arrivata, l'ha fatto anche con Carlo, Milena Gabanelli ci ha detto subito, molti mesi fa, molto prima che poi uscisse la notizia, che, perché è una sua idea da tanto tempo, quella di fare un passo indietro rispetto a Report. Tra l'altro è una cosa molto interessante, insomma, questa di come una grande inchiestista decide di fare un passo indietro per far crescere i suoi, che è il motivo poi per cui lei dopo 20 anni ha preso questa decisione. Tra l'altro poi insomma, presa insieme all'azienda, Milena Gabanelli si occuperà delle news online, tema importantissimo, scelta fatta insieme a Carlo Verdelli, quindi però dici bene, Massimo, sì, ero abbastanza terrorizzata perché che non sembrasse, ma insomma poi questo non è stato una scelta di Milena che aveva a che fare con la mia direzione. Però per dirvi che allora un sito di news online si inventa una notizia che viene usata politicamente o anche da semplici haters, odiatori o nemici personali per qualche motivo, e c'è un sacco di gente che ci crede perché lo legge, lo vede rilanciato, ci crede, perché non dovrebbe crederci. Poi naturalmente conta la simpatia, l'antipatia personale, la credibilità o meno, però se tu leggi una cosa sei portato a crederci. Allora io cosa ho fatto? Ho scritto, allora quando si entra, apro una piccola parentesi, quando si entra in un'azienda pubblica come la RAI, con un ruolo come quello di direttore di rete, ci si confronta poi sulla comunicazione, sulle cose, sulle interviste. Io che ho sempre avuto un dialogo diretto con i miei lettori o il pubblico, ho molto abbandonato il dialogo diretto rispetto a tante cose che dico o faccio. Però in quel caso io ho scritto su Facebook, io ho scritto un post su Facebook che poi è stato ripreso dalle agenzie per spiegare che naturalmente questa era una grande sciocchezza e che non avevo assolutamente, anzi, che avevo l'intenzione opposta rispetto a questi programmi, però ho fatto quella scelta di scriverlo su Facebook, cioè avrei potuto, non so, chiedere un'intervista a un grande quotidiano, l'ho scritto su Facebook proprio perché rispetto a quella cosa lì Facebook mi dava una garanzia. Stavo pensando alla cosa che hai detto di Trump, che mette la notizia su, c'è anche una possibilità di la non intermediazione in certi casi ti dà una possibilità in più. Cioè, lì io ho scritto tutto quello che volevo dire e non mi sono affidata a una interpretazione o mediazione di un collega. Ecco, anche qui ce li dobbiamo fare queste domande del motivo per cui poi magari qualcuno, no, l'abbiamo visto, non solo Trump ma altri leader, magari salta la mediazione. E ritorno al discorso di prima, ma proprio perché poi mi viene da pensare cosa dobbiamo fare noi, cioè chiediamoci, cioè, come tornare o comunque come provare a essere sempre più credibili e autorevoli, cioè non rassegniamoci alla imprecisione, o non rassegniamoci al fatto che ci sia poi
un rilancio di notizie non verificate, cioè, ma siamo noi per primi che dobbiamo essere precisi, corretti e naturalmente cioè non è colpa di Facebook. Facebook esiste, sarà sempre più potente. La cosa che ha appena detto Carlo Verdelli è assolutamente credibile, sarà così, lo sarà sempre di più, perché loro continuano a diventare forti e potenti e i media tradizionali lo sono sempre meno. Allora però devono essere sempre più autorevoli, devono essere sempre più credibili e devono interrogarsi il più possibile su come creare questa differenza e su come ritorno al Guardian e il Sun, cioè lì, insomma, se noi leggiamo una cosa sul Guardian le diamo un peso che naturalmente non le diamo se la leggiamo sul Sun, cioè qui credo che stia la differenza. Quindi Facebook, i social media sono un mezzo che possiamo anche usare, che dobbiamo usare. La giornalista che stava facendo il Facebook Live su il terremoto lo faceva, immagino, al di là dell'imprecazione della quale non abbiamo capito bene che cosa dicesse, però i media tradizionali, nell'usare questi media, come li chiamiamo, alternativi, devono metterci dentro la loro competenza, la loro autorevolezza. Cioè, credo che dobbiamo sempre più chiederci come possiamo essere più credibili. Eminenza, sì, direi che la conclusione anche del nostro dialogo, vista l'ora, sì, è a lei. No, io non ho cose sostanziali da aggiungere a quelle che ho detto prima. Il tema dell'algoritmo della credibilità, per riprendere un'espressione molto preziosa di Verdelli, o il tema della verità noiosa di cui aveva parlato prima, o la domanda della Bignardi quanto ci importa la verità, secondo me ci conducono a stare dentro questa situazione di grandissimo cambiamento che Bernardini ha ben descritto in tutte le sue implicazioni, senza eludere questa questione di fondo. Per fare un algoritmo di credibilità non serve solo una competenza, serve anche una competenza, ma questo mette in campo che tipo di uomo sono io. Se la domanda cos'è la verità, cosa mi importa della verità, resta una domanda che mi muove, mi spiego, allora arriveremo all'algoritmo. E se mi muove personalmente e socialmente, allora saremo più capaci di creare l'algoritmo della credibilità in maniera il più possibile efficace. Quindi tutti noi abbiamo detto che non dobbiamo sentire questa situazione come una situazione di inimicizia, ma piuttosto come una provocazione al fatto che nessuno può strapparci il dato reale che alla fine a interloquire con i fatti, con le circostanze, con i rapporti, sono io. E se non si rimettono i piedi per terra, se l'io non è solido, sempre i processi che saranno sempre più celeri e sempre più inimmaginabili oggi rischieranno di schiacciarlo. In questo senso è una questione di cura reciproca, quella che viene in campo, secondo me, a partire da questo fenomeno e da questi dati. Non per sottovalutare, ma per affrontare con serenità il dato. Allora, che uomo vuole essere l'uomo del terzo millennio?
perché troviamo tutte, dove possiamo e perché cerchiamo tutte le mattine, dopo la strana parentesi del sonno, di ripartire. Chi mi fa ripartire? Che so io, la persona che mi vuol bene, che i miei figlioli, il gusto per il mio lavoro, la modalità di reagire ai miei errori, riconoscendoli, eccetera. Ma in ultima analisi, se non ho un senso inteso come significato e come direzione per la mia vita, allora qualunque tipo di fenomeno mi può schiacciare e mi può gettare nell'angoscia o comunque nella malinconia. E la realtà, quando è così, diventa noiosa, perché non è più vitale, perché al massimo è pensata secondo un ordine schematico. Beh, io sono cristiano e per me la verità è vivente e personale, è Gesù che viene al mio incontro. Non mi toglie l'aspetto, come dire, per cui la mia libertà è chiamata a giocarsi, non mi toglie l'imperfettibilità strutturale del mio essere una creatura, entro la quale soltanto posso anche recuperare i fenomeni negativi della mia vita, come appunto il dolore, la sofferenza, la morte, gli affetti che si problematizzano, il lavoro che manca, eccetera. Quindi io credo che, ripeto, vorrei essere capace di tradurre queste parole incarnandole, perché noi siamo figli di un Dio incarnato. E questa è una cosa, gli ebrei e noi, e questa è una cosa straordinaria, un Dio che si è giocato con la storia, che vuole essere compagnia al nostro quotidiano. Allora io dico che dobbiamo mettere in campo, anzitutto l'io deve riprendere il suo posto, e quindi bisogna vincere quello che la Bignardi chiamava la frustrazione del non esistere. La frustrazione non esistere, e questo si vince insieme. Riferimento fatto prima da Aristotele, il suo tema della vita buona ad un tempo personale e sociale, il suo tema dell'amicizia civica in una società plurale come la nostra, questo è assolutamente fondamentale. Anche è fondamentale per distinguere la potenza intesa come capacità di edificazione del sociale dal potere che presto o tardi è sempre ideologico e tendenzialmente utopico e perciò violento, mi spiego, alla fine violento. Quindi io credo che anzitutto ridare al soggetto il suo peso, e questo è possibile solo in un clima di amicizia autorevole. Il popolo che ascoltava Gesù dice a un certo punto: questo è uno che parla con autorità, non è come gli scribi e i farisei. Ogni giornalista dovrebbe essere uno che parla con autorità. Cosa vuol dire parlare con autorità? Vuol dire essere coinvolti personalmente in ciò che dico, coinvolto personalmente in ciò che scrivo. Allora guardare al fatto che succede descrivendolo il più possibile con realismo, però coinvolgendomi. Ecco il richiamo di San Francesco di Sala, scegliere a salvare sempre l'aspetto di dignità dell'altro, l'aspetto positivo dell'altro anche di fronte al peggiore gesto di delinquenza, no? Salvarlo giudicando il gesto. Quindi coinvolgersi, ecco, io credo che il rischio che è connesso a questa situazione può essere quello dello stordimento che diventa poi impotenza. Allora sono fondamentali i luoghi del faccia a faccia. Mi ha colpito, 5-6 anni fa ero a New York, credo, sì, a New York, e
l'arcivescovo mi disse che aveva parlato con il Wall Street Journal, che voleva incontrarmi, mi invitava a passare, e il direttore, eravamo lì in una sala di riunione, perché io non ho capito se volevano fare un'intervista, ma non interessava affatto, perché probabilmente negli Stati Uniti un'intervista all'arcivescovo di Milano non fa parte di quelle notizie virali, appunto. E quindi, però mi ha colpito l'affermazione, adesso il nome non me lo ricordo, del direttore, che ha aperto così la cosa. Adesso siamo nell'epoca dei mass media, tutto bello, eccetera, ma noi come stile non intendiamo rinunciare al face to face. Il faccia a faccia resta, secondo noi, insuperabile. Beh, questa cosa mi ha colpito, e adesso sto finendo la visita pastorale che ho aperto con delle assemblee con il popolo, con chiunque vuol venire, in ogni decanato. Ne ho fatti 61 su 73, quindi sono quasi alla fine. Ma io sono, a parte il numero dei partecipanti, è aperto a tutti, impensato che vada da 600 a 1500 persone per serata, ma questa modalità di dialogo, di scambio, come stiamo facendo adesso, è come se appunto se strappasse alla verità la noia, perché la rende quel che è, cioè avvenimento, ma il luogo dell'avvenimento è reale, il luogo dell'avvenimento è reale, ed è lì quindi che l'io, che può ospitare il reale, perché il reale è intellegibile, anche se non lo posso descrivere sempre in dettaglio, non lo posso mai possedere tutto, anche se ha sempre una dimensione di mistero. Io credo che se noi non rinunciamo, anche utilizzando tutti questi mezzi per quanto è possibile, ma non rinunciamo al paragone con l'altro, se vogliamo essere degli io in relazione, non soltanto il nostro proprio esperimento, ma delle persone che percepiscono il noi in tutti i gesti della giornata, e affrontiamo la realtà, il problema resterà complesso, i rischi saranno presenti, però io credo che l'energia e la forza di una verità amante, a cui possiamo rispondere con amore, trova la strada, insomma, trasforma in positivo, attraverso il credibile, la modalità di star dentro il nostro tempo, che dal mio punto di vista non è frutto del caso o della combinazione soltanto di molti elementi, ma ha dietro un soggetto amante, che è la Trinità, insomma, voglio dire, ovviamente ognuno può pensarla come crede, anche diversamente da questo punto di vista, però insomma uno deve pur dire quello che lo rincuora, è quello che dà senso ai suoi affetti, al suo lavoro, al suo riposo, al modo di affrontare il dolore, la malattia, la giustizia, che poi sono elementi costitutivi del nostro quotidiano. Grazie mille.